Apriamo il telegiornale con una notizia che è destinata indubbiamente a suscitare clamore non soltanto ma anche molta amarezza non solo fra gli sportivi. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi e forse non è finita. I magistrati Roselli e Monsurro sono quelli che conducono l'inchiesta sulle partite truccate, pare che abbiano in serbo altri mandati di cattura. Veniamo ora ai protagonisti di questa triste vicenda. Gli 11 calciatori sono Manfredoni e Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan ed anche, come vi dicevamo, il presidente della stessa società, cioè del Milan, Colombo. A Pescara, dove si disputava Pescara-Lazio, ordine di cattura eseguito per 4 atleti della Lazio, e cioè Manfredonia, vi ricordiamo, Giordano, Cacciatori e il capitano Pino Wilson. Per tutti il reato contestato nell'ordine di cattura è quello di truffa aggravata e continuata in concorso con Massimo Cruciani. Cruciani è il commerciante di frutta e verdura, ricorderete che assieme ad Alvaro Trinca è proprietario di un ristorante a Roma, avevano dato avvio con una denuncia al clamoroso scandalo. Qui vedete le immagini dello stadio, a Pescara c'è gente che commenta, naturalmente vi dicevamo la notizia era destinata a suscitare scalpore. È il momento degli arresti, a Pescara poi sono stati arrestati ben 4 giocatori, tutti 4 giocatori molto noti, sono i 4 giocatori della Lazio.